Bentornati a tutti sul canale. Oggi ci andiamo a divertire con i transistor. Allora, incominciamo a vedere il circuito più semplice possibile. Incominciamo con un LED. Abbiamo questo LED dove troviamo la parte più lunga, l'anodo, che va sempre sulla parte positiva, e l'anodo sulla parte negativa. Io ho alimentato questa breadboard tramite questo dispositivo qua che fornisce 5 volt su tutto il lato. Andiamo a collegare il LED, la parte negativa, sul negativo. Sul positivo andiamo a inserire una resistenza da 1K. Quindi adesso, se do attenzione, il LED si accende. Per spegnerlo, se noi andiamo a cortare a ponticellare il LED, come vedete, il LED si spegne. Se io tolgo, si accende perché la corrente trova meno resistenza sul filo, quindi passa sul filo e il LED si spegne. Se mettiamo un pulsante, riusciamo a comandare il LED, come potete vedere, con il pulsante. Un circuito semplice, semplice. Rimuoviamo il pulsante e al posto del pulsante inseriamo un transistor. Ho qui un 2N222, dove troviamo l'emettitore, fase e collettore. Andiamo a mettere emettitore e collettore in parallelo al LED. Se forniamo alimentazione, il LED si accende. Già se gli diamo 5 volt sulla base, il LED si spegne, come potete vedere. Inseriamo una resistenza alla base per ridurre la corrente, per non danneggiare il transistor. Forniamo 5 volt, come vedete il LED è spento. Togliamo, acceso, spento. Ho realizzato un altro circuito simile al primo. Se do alimentazione funziona uguale. Li possiamo testare fornendo 5 volt sia a una resistenza, alla prima resistenza, sia alla prima base, sia alla seconda base. Quindi qua troviamo il primo LED si spegne e il secondo LED si spegne. Per farlo diventare un po' più interessante il progetto, andiamo a inserire. Allora, sul collettore del primo transistor un ponticello, se riesco a metterlo, e anche nell'altro transistor. Se adesso andiamo a prendere l'uscita del collettore, dove troviamo l'alimentazione del primo transistor, andiamo a collegare al secondo, vediamo che il secondo si spegne perché il transistor si chiude. E la stessa cosa succede all'altro transistor. Quindi se colleghiamo tutti e due i collettori con le basi delle resistenze, troviamo che non succede nulla. Sembra che non succede nulla. Aggiungendo un condensatore e una resistenza, andremo a trovare una frequenza, un'oscillazione. Proviamo. Quindi andiamo a inserire
sul collettore del primo la base, il transistor della base del secondo, e si spegne. Adesso inseriamo un condensatore. Ho qui questo condensatore a 22 microfarad. Lo inseriamo come in schema e non succede nulla. Per farlo oscillare dobbiamo inserire una resistenza tra il collettore e l'ingresso. Abbiamo ottenuto una semplice oscillazione. Quindi il condensatore e la resistenza ci ha creato un delay, un ritardo che ci consente questa oscillazione. Rendiamolo più interessante. Allora, abbiamo l'oscillazione, spegniamo, togliamo il condensatore, la resistenza da 10K e il ponticello. Abbiamo tolto il circuito RC che faceva il delay. Aggiungiamo due resistenze. Uno collettore collettore resistenza della base così, sempre da un K, e un'altra resistenza da un K, lo mettiamo così, che va a finire all'ingresso della resistenza dell'altra base. Proviamo a mettere un filo a 5 volt e mandiamolo un attimo la tensione sulla base, sulla resistenza della prima base. Ma rimane acceso qua. Mandiamo qua su questa seconda base, si accende, qua spegne. Abbiamo fatto un latch SR, set, reset, set, reset. Aggiungiamo due pulsantini, li facciamo fare set e reset. Collegato il positivo all'ingresso dei due pulsantini, mettiamo il primo pulsante sulla base del primo, il secondo pulsante sulla resistenza dell'altro transistor, della base dell'altro transistor. Diamo alimentazione. Facciamo reset, set, reset, set, reset. Abbiamo fatto un latch SR. Possiamo aggiungere anche una fotoresistenza. Lo mettiamo a un pulsante, se scuriamo si resetta, altrimenti non si resetta. Quindi se mantengo il dito sopra
si accende il LED, se no non si accende. Metto il dito, tolgo il dito, si accende. Abbiamo usato anche una fotoresistenza. Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like. Se avete qualcosa da dire potete scrivere nei commenti e ci vediamo alla prossima.